Con nostra grande gioia continua la prolifica collaborazione tra Vox Populi ed il canale degli amici di Afterlife Investigators, che non smettono mai di stupirci con ispezioni al limite dell'infarto. Ed il sopralluogo di oggi rientra a pieno titolo in questa categoria. Ebbene sì, anche questa volta abbiamo analizzato nel dettaglio il materiale prodotto dal team di ricerca sul paranormale, restando letteralmente a bocca aperta, anzi, per meglio dire, ad orecchie aperte. Ma non perdiamoci in chiacchiere ed analizziamo quanto acquisito. Iniziamo chiarendo subito il concetto che, come da prassi, Vox Populi al momento dell'analisi non era a conoscenza delle modalità, dei luoghi e delle persone presenti sul posto di rilevamento. Questo sempre a garanzia di un'analisi più asettica e meno psicologicamente vincolata possibile. Anche questa volta il materiale fotografico messo a disposizione dai ragazzi di Afterlife è cospicuo e molto ricco, ma ahi noi, purtroppo o per fortuna, non vi è emerso nessun elemento significativo dal punto di vista fotografico. Eccezione fatta per qualche caso di pareidolia che a nostro avviso non rispondeva ai requisiti minimi per avanzare ipotesi paranormali. Ma non disperate, amanti del brivido, perché seppur sterile l'investigazione dal punto di vista fotografico, per quanto riguarda le tracce e le acquisizioni audio, l'uscita notturna del team si è rivelata davvero un'esperienza da brividi. Passiamo quindi all'analisi della prima traccia audio, nella quale abbiamo riscontrato qualcosa di anomalo. Questa la traccia originale. C'è qualche entità che vuole comunicare con noi? C'è qualche entità che vuole comunicare con noi? Sembra seguitare come risposta una sorta di marcia ritmica di tamburi o comunque di percussioni regolari. C'è qualche entità che vuole comunicare con noi? Pochi minuti viene spiegato all'eventuale presenza che il team è in possesso di informazioni personali su di una donna vissuta e morta in quei luoghi. Nel momento in cui i ragazzi accennano al matrimonio tanto desiderato dalla donna, si sente forte e distinto un battito, seppur stranamente lento, con cadenza forte e regolare. Ma ascoltiamo la traccia originale. Ascoltiamo adesso il file filtrato e pulito. Impressionante. Nell'ultima traccia audio ci troviamo davanti ad un rilevamento davvero notevole ed estremamente suggestivo. Quasi al termine dell'investigazione, il team prova con determinazione a chiedere un segno della presenza all'entità infestante la struttura. Ed a gran voce viene chiesto: come sei morta? Questa volta la risposta è da brividi, ma procediamo per gradi ascoltando la registrazione originale. Come sei morta? Sembra un sibilo intonato provenire da una presunta voce femminile alquanto inquietante. Come sei morta?
opere di Vox Populi, come è sempre giusto sottolineare, non esistono elementi probanti l'esistenza certa di una determinata entità, ma resta comunque il fatto che attraverso il materiale prodotto durante questa ultima ispezione, qualcosa di esterno ha cercato più volte di mettersi in contatto con il team o comunque di far sentire forte la propria presenza. I rilievi audio sono stati effettuati mediante l'utilizzo di registratore panoramico posizionato nei pressi dell'altare di una chiesa abbandonata, a circa 30 metri dai membri che contestualmente effettuavano i rilievi. Questo dato a parer nostro è importantissimo. Infatti, se paragoniamo l'intensità e la qualità vocale delle voci del team con le interferenze rilevate, notiamo che queste ultime risultano non solo più intense, ma anche abbastanza più limpide nonostante un forte lavoro di pulizia audio. Questo sta ad indicare quasi palesemente che la fonte che ha prodotto i suoni rilevati era nettamente più vicina al microfono rispetto al team. Inevitabilmente questo ci fa pensare che la presunta entità conoscesse il corretto utilizzo o quantomeno la funzione dello strumento panoramico di registrazione. E stando alle testimonianze dei membri del team, prima della registrazione non è stato illustrato l'utilizzo del microfono come in alcune occasioni passate invece è stato fatto.